Eccoci, eccoci raga, eccoci, eccoci, non mi faccio vedere, ora mi faccio vedere, eccomi qua. Uè Ale, ciao Ale, ciao Ale, tutto bene, come va? Oggi hai perso due live, vabbè, ma era mattina, era una cosa al volo, oggi sono bello pimpante e sveglio. Mi dispiace che non ho fatto live ieri, l'altro ieri, qualche giorno fa, perché uno, in questi giorni ci sono i mondiali e sto appresso al calcio, onestamente. Seconda cosa, partiamo già con. Sì, ragazzi, Dreamlight Valley. Si è caricato? Oh, che bello. Ah, giusto, dimenticavo. Se non mi scordo che c'è il suono. Allora, come va? Come va? Come va? Non ho fatto in questi giorni live perché sto cercando di togliere un sacco di live arretrate su YouTube. Così posso, quando ricarico, posso farle subito il giorno dopo esce il video su YouTube. Almeno questa è la mia intenzione. Per il resto, oggi giochiamo a giochi semplici. Abbiamo giocato Overwatch stamattina. Ho portato poi un gioco particolare indie, molto particolare, però simpatico, accesso anticipato, che comunque è. Caspita, adoro i giorni di pioggia. Vorrei. No, vorrei. Scusi! Sì, io! Se, senti un po'. Ciao. Oh, grazie. Che mi hai distaccato, grazie. Apprendista Recon. Sì. Quale errore? Sì, quello della telescope. Sì, Grazie, sì, sì. amico. Grazie. Allora, stavo dicendo. Ah, pigli forse KOTOR 2, Ale. Ottimo, ottimo, ottimo. Però non lo so se rimarrai un po' deluso perché. Allora, io lo volevo portare per fatti miei perché gliel'ho detto già ai ragazzi, i miei amici. Loro mi hanno detto: guarda, se lo giochi da solo ti annoi pure. Almeno per il loro punto di vista. Io non lo so, però mi hanno detto che giustamente è un po' inconcludente la sua lore. E infatti, diciamo, è la parte. È un peccato perché realmente è un peccato. Ma è un. Diciamo che. Fa un finale particolare che ti permette di in realtà fare un sacco di cose nello stesso tempo. Ma nello stesso tempo, cioè, dare un risultato No, amico. inconcludente, ecco. Dura, ovviamente, il gameplay è molto più lungo rispetto a quello del primo. E però, tanta bella roba in tanti fattori, però. Hanno detto che, almeno questo dicono anche altri, non è che lo dico solo io. Ci sono un po' di problemi di narrazione. Però io non Comunque. posso dire nulla, non so di parte. Arrivederci. Oltre a questo, news sul gioco, ragazzi. News sul gioco. Strano a dirsi, ma news sul gioco. Sì, su questo gioco. Tanta roba. Potrei dire effettivamente tanta roba. Oggi completiamo delle cose. Per prima cosa prendiamo robe. Oggi sta pure piovendo qua. Invece qua c'è un bel. Beh, non è vero, è brutto anche qua il tempo. Infatti sono a mezze maniche perché qui in casa mia fa un caldo. Ah, è fuori, ok. Fa un caldo assurdo. Per il resto, ho avuto problemi di connessione in questi giorni. Quindi un motivo in più che non ho fatto live anche per questo. Quindi no, sono scomparso anche, diciamo, per vari motivi, oltre perché ho lasciato un po' stare. E poi perché in Salve. questi giorni c'erano le partite, ribadisco, e quindi le ho guardate quasi tutte, perché poi per motivi anche di impegni giornalieri o mattutini non sono stato presente e disponibile. Qua ci sarà tanta roba, raga. Allora, news, soprattutto domani, vedo domani mattina di fare un'altra live. Perché Arrivederci. ora le partite non ci saranno solo il pomeriggio. E vi posso dire che effettivamente la mattina, se non ho troppo da fare, posso proporre qualche live. Ovviamente live tranquille. Anche forse qualche vecchio gioco retro. Sì, lo so che devo continuare ancora vecchi giochi, però per il momento. Io li tralascio un po' quelli retro, quelli poi retro o roba simile. Cercherò di portare giochi specialmente online. Poi, ripeto, dipende. Io mo ad esempio qua, ad esempio a Disney non ci gioco da un po'. Faccio una connessione, cioè entro ogni tanto qui,
una volta a settimana, giusto per fare qualcosina, per non lasciare in per non abbandonare completamente il gioco. Bene, news. Allora, a dicembre ho notato che c'è tanta roba che sta uscendo. A dicembre uscirà tanta roba, a parte il gioco tattico di Marvels, che non vedo l'ora di portarlo sul canale YouTube, perché non lo porterò su YouTube, su Twitch in live, perché ragazzi è un gioco tattico a carte, si deve ragionare e io vi assicuro che molta gente lo porterà in live, perché non vedo l'ora di portarlo e farlo vedere. No, allo stesso tempo l'abbandonerà subito perché non è un gioco da per live. Non è un gioco da live, raga. È veramente un gioco alla XCOM. Cioè, a parte i giochi tattici, là c'è molta narrazione, devi starci appresso. Anzi, per fortuna è tutto doppiato, e questo già è una cosa stra positiva. Molto, molto positiva. Per mia situazione, ok. Vado qua giù, vendo. Allora, oggi dobbiamo finire di costruire le cose a tema Halloween, perché credo che la prossima patch a dicembre li toglieranno, probabilmente. Quindi che cosa succede? Succede che preferisco a sto punto farlo oggi, perché devo essere sincero, dovevo fare dei live ieri, ovvero il 28 novembre, perché era il mio compleanno e volevo fare una cosa simpatica. Però essendo che ho avuto un po' troppo da fare in proprio ieri, quindi ad afferrato al mio compleanno, ho detto vabbè, faccio oggi dei video che non li faccio da un botto, e quindi approfitto, no? Quindi ho detto così recupero. Intanto là c'è pure Sherkan, buonanotte. Scusami Scar, scusami, ti ho chiamato Sherkan. Vabbè, non è che è un'offesa, anzi non so se... Raga, tra Sherkan e Scar, chi è il più figo? Cioè, proprio come antagonista, villain, animale. Io, in concetto di eleganza, Scar. In concetto di cattiveria, Shark. Sherkan vuol dire che è Scar. Che è Shark. Che cosa le aspetta? Mo te lo dico subito. Allora, nel remake di KOTOR il sistema di combattimento sarà più che... Aspetta, sarà più che, più di azione, mi sa, di annacquamento del gameplay. No, non è d'azione, mi spiego. Hanno specificato che sarà sempre quasi a turno, però a tempo reale, però giocherà un... Non so, Ale, se hai giocato, per intenderci, a... ai giochi come posso dire, Final Fantasy 12, per far un'altra dinamica potrebbe essere, per intenderci, non mi viene in mente, Dragon Age, ecco, saranno in quel modo. Hanno specificato che sarà più o meno così, ovviamente con un'estetica molto più diversa. Molto più diversa. Ho fatto un errore. Ho venduto ciò che non dovevo vendere, raga. Dopo controlliamo. Ma spero di no, perché ho fatto una cavolata. Sì, perché ora ho realizzato che forse ho fatto una sciocchezza. Controlliamo. Ma forse no, eh. Ma ora verificheremo. Quindi è particolare, perché vogliono fare con quella dinamica, dove praticamente diciamo che LOL, che praticamente KOTOR è stato la base di quel modo di giocare. KOTOR è stata la base, poi è stato migliorato con Final Fantasy 12, che tutti l'hanno disprezzato quella dinamica, perché era una novità per il brand. Poi dopo hanno cambiato idea, che effettivamente era una cosa rivoluzionaria, però l'hanno pensato dopo, perché ironia della sorte, raga, ironia della sorte, è stato disprezzato, ma quando si è visto in Dragon Age è stato un capolavoro, un successone. Allora, sicuramente sarà un rinnovo, quindi probabilmente introdurranno cose. Solo un secondo, devo vedere una cosa importante.
Allora, io devo realizzare. Ecco qui. Noi dobbiamo realizzare, ve lo dico subito, se non me l'hanno tolto perché mi arrabbio. Ecco questo. Ecco, il mais. Ci sono 10 di mais, raga. 10 di mais. Dobbiamo andare a raccogliere. Perché a noi ci serve questo. Solo questo. E abbiamo fatto abbiamo completato ufficialmente l'angolo Halloween. Questo ormai l'abbiamo già realizzato. Siamo a posto. Però, anzi, non mi dispiacerebbe farne qualcuno in più, in realtà. Però questo lo dobbiamo completare. Quindi, raga, ci serve il mais. Dobbiamo ritornare indietro. Perché ho fatto una sciocchezza. Errore mio, errore mio. E mo andiamo a prendere il mais e lo coltiviamo proprio. E quindi che cosa succede? Però hanno detto che cambieranno le inquadrature. Cioè, per intenderci, chi usa il corpo a corpo diventa un po' al vecchio stile di Kratos, vecchio stile di come Jedi potere, come Jedi Fallen Order, ok? Con la forza della spada e tutto, eccetera. Stessa inquadrature, angolazioni. Ormai quello è. L'unica differenza è che se tu sei un personaggio che spara, ha la prospettiva d'angolo alle spalle, perché si sposta direttamente in angolo spalle e così hai la mira e puoi sparare. Questa sarà la nuova dinamica. Non è che l'originale KOTOR non era action, lo era, però era in quella condizione molto Salve. limitata. Sì, perché non è che oh mio Dio, era. Boh, era. Come dire, non è che un gioco molto indietro aveva dato delle belle meccaniche e innovazioni ai suoi tempi. Infatti, sicuramente introdurranno nuovi tipi di poteri. Ovviamente, introdurranno qualcosa di nuovo anche in generale, perché. Se fanno un nuovo combat system che vogliono adattarlo alle nuove generazioni, perché ricordiamoci che è una questione di adattamento alle nuove generazioni, non mi sorprende che per quanto era limitato prima, adesso credo che posso introdurre quel qualcosa in più che credo che farebbe felice un po' a tutti, no? Per forza, d'obbligo, cioè per d'obbligo. Allora, dobbiamo coltivare. Quindi adesso facciamo una cosa simpatica. Eccolo qua. Uno. 2, 3, 4 monetina, 5, un'altra monetina, 1, 2, 3, 4 e 5, ecco qua. Bene, e questo sarà il nostro orticello al volo. Teniamo premuto per mettere roba. Intanto così. E facciamo le altre cose e prendiamo il mais successivamente, raga. Intanto guardate qua che bello. Eccoci qua. Quindi io non vedo l'ora, onestamente, che arrivi così lo compro subito il remake. Se mi dicono quando esce, che cosa e quanto costa, subito lo prendo, raga. Ah, Paperino, ok. Oddio. Che cacchio è? Subito. Uno, ma Grazie, mi prendo anche gentilmente. questo perché lo Buona voglio. giornata. Uno direbbe, perché lo stai prendendo? Questo mi serve. Sento odore di rosmarino. Ok. Oh, bello questo. Ciao. Muta. Ah, la muta! Ok, io avevo quella grigia. Prendo questa che mi piace. Ok. Grazie gentilmente. Ora vediamo qualche altra cosa. No, già l'ho preso. Bello quello. Già questo l'ho preso. Ok, sono a posto. Qui che cosa c'è di bello? Buona Dobbiamo giornata. sbloccare. Li prendiamo così ce li togliamo questi. Perché così non li Addio, vediamo più nel arrivederci. negozio. Cos'è sta cosa orribile? Auguri vicini. Ah, Toy Story, lo prendiamo perché tanto dobbiamo fare le stanze a tema. Sei sempre Oh, con l'amico. adoro, questo è Ciao. bello. 20.000. Però è troppo. Addio ora. Toodaloo. Cioè, è figo, ma è troppo. Ciao, Paperino, che ogni volta cade.
Vabbè, nel frattempo. Comunque, stavo dicendo. Ah, giusto, le news del gioco. Allora, le news del gioco a dicembre, ragazzi, confermeranno finalmente Toy Story. Finalmente uscirà, quindi l'inizio di dicembre, il 6, per essere preciso, se non sbaglio, sì. Due giorni pure prima del famoso evento adesso di... Madonna, che brutto tempo che sta... Mamma mia. Stavo dicendo... Che brutto tempaccio qua, mamma mia. E... Madonna, è aumentato ancora di più. L'hanno aggiornato? Figo. L'hanno aggiornato sta cosa. E hanno migliorato... Figo. E... Oddio. Mo lo stavo notando che hanno migliorato alcune cose. Allora, ma noi dobbiamo vendere. Vendiamo robe. E... Toy Story, ragazzi. Avremo finalmente missioni per sbloccare... la... come si chiama? L'area narrativa di Toy Story. Entriamo e sbblocchiamo Woody. Perché è gratuito, ragazzi, è gratuito. Per fortuna. Pensavo che era a pagamento, invece è tutto update gratuito, per fortuna. Toy Story sblocca Buzz Lightyear e Woody. Che nel loro mondo siamo noi piccoli per le loro dimensioni. Però quando verranno qui li sbloccheremo, ragazzi. Saranno praticamente piccoli come Chip e Chop. Tanta roba. Piccola parentesi, solo ora sto notando che qua c'è uno spazio vuoto e mi posso facilmente confondere. Ok, allora, ora vediamo com'è la situazione. Ok. Prendiamo le robe. Madonna, com'è brutto il tempaccio qui, mamma mia. Comunque, è tutto da vedere. Aspettiamo news e novità. Certamente ai Game Awards posso introdurre e proporre cose nuove. Per esempio, oggi, per esempio, dovrebbe uscire il nuovo trailer dedicato a Marvel Spider-Man 2. Stessa, e non vedo l'ora perché si è parlato dell'attore di Venom che ha introdotto e stava dicendo in continuazione che oggi ci sarebbero state delle grandi novità per il gioco, perché hanno praticamente preso la sua faccia per forza per Eddie Brock. Sono veramente curioso e spero proprio di sì. Vedere Eddie Brock nel gioco di Marvel Spider-Man 2 mi attira ancora di più di prenderlo. Assolutamente. Vedete, se ti assenti per qualche giorno, settimana, arrivano queste belle bestione brutte. Ecco qua. Però fai le missioni, quindi lo faccio apposta di lasciarlo. Ragazzi, se avessi lasciato più di una settimana, cosa sarebbe stato un bruttissimo, pieno di queste brutte erbacce. Quindi togliamole. Intanto prendiamo cosa. Ecco, guarda dove ci sta. Ah, vedi che sta là lei, bello e buono. Quest'area devo ancora sistemarla. È un... Poi pian piano faccio tutto. Ciao Mattia, tutto bene? Allora, sono stato un po' assente in questi periodi, l'ho detto anche prima. Ma... Uno, perché ho avuto da fare. Due, perché ci stavano in mondiale e volevo vedere le partite, onestamente. Io non sono un fan del calcio, però i mondiali vado pazzo. Cioè, li adoro vedere le altre squadre che semenano. Peccato che noi in Italia non siamo stati qualificati, ma sapete com'è? Abbiamo fatto schifo, abbiamo perso onestamente con una squadra debole e non ci siamo qualificati. Però ci possiamo tra virgolette... No! L'ho dimenticato, non l'ho preso. Vabbè, sì, questi cavoli. E non l'avevo visto. Vedete, questa è un'area dove metterò tutte case. Vedete, c'è tutto un percorso lungo solo per mettere le case. Smonto lì e inizio a mettere tutte le case. Sempre se ci sono... buonanotte. Se ci sono però case di personaggi invernali, ovviamente. Allora, attualmente no, per questo sono un po' più libero. Ho avuto comunque molto da fare in questi giorni. Ieri dovevo fare dei video, delle live, ma ho visto che il caro computer e connessione non mi volevano ascoltare. E quindi, non il computer, più che altro connessione, perché tra il maltempo che c'è stato e cose varie ha dato un po' di disagio. E quindi, che bello, non ho potuto portare nulla, soprattutto ieri che era pure il mio compleanno. Ho detto volevo fare qualcosa di sfizioso, ma... Pazienza. Oggi, ragazzi, posso confermare ufficialmente che ho 30 anni e, anche se non li dimostro, sembro molto più giovane, però dettagli bus. Però posso dire di essere contento di essere finalmente adulto. Niente più la fascia da adolescenti giovani, no? Quindi, però,
Però ieri, ieri ho avuto problemi di connessione, quindi mi sono dedicato a fare altro. E infatti, devo essere sincero, ho approfittato di fare oggi due live veloci, perché le live non le vuoi fare di due ore, ho voluto farla di un'oretta, come anche questa durerà veramente un'ora, perché iniziano le partite alle 4. La partita, perché adesso ci saranno, ci sarà il terzo giro delle eliminatorie, e praticamente non, e ci saranno due partite nello stesso tempo, e quindi la cara Rai, maledetta disgraziata, ti fa fare solo una partita, sceglierà, non sceglie di fare che so Rai 1 e Rai 2, così tu switchi e cambi, no, a piacimento, e vedere qual è la partita che ti garba di più. No, è assolutamente basta una, no? Maledetta. Vabbè, lasciamo stare. Intanto sblocchiamo cosa. Ah, ma non ti preoccupare, Matteo, per gli auguri, ma stai scherzando. Anzi, ho compiuto 30 anni, cioè va bene così, non mi fate sentire vecchio. Vecchio. Vabbè, e mia mamma si è spostata a 28 anni, che devo dire? Che devo dire? Ecco, mo dobbiamo trovare i tronchetti neri. Se trovo i tronchetti neri, eccolo qua uno. Dobbiamo farne 10, così facciamo finalmente quella bella cosa. Vedete, ho fatto la zona di Halloween. Praticamente, vedete dove ho messo queste due cose qui? Perfetto, qui in mezzo, qui sopra devo mettere la cosa. Questo è tutto a tema Halloween, ragazzi. Tutto a tema Halloween. E voglio farlo prima che fanno la patch, perché sicuramente con la patch lo tolgono. Tolgo le cose di Halloween. Lo so, perché quando hanno fatto l'ultima volta una patch, io volevo fare il pupazzo di neve a tema Zio Paperone, perché c'era proprio la citazione di Zio Paperone, di Mr. Scrooge, perché palesemente Zio Paperone in inglese è Scrooge, avaro, praticamente è avaro, ragazzi, è bellissimo. Vabbè, però, piccoli dettagli, è successo che ecco che hanno fatto poi una specie di Natale con Zio Paperone che faceva Scrooge, guarda caso. Comunque, al di là di questo, che cosa? Ah, grazie a te, grazie. Grazie per gli auguri. Praticamente, secondo me è stato un errore, perché non avevano ancora sbloccato il rubino. Io non potevo ottenere il rubino per mettere l'ultimo pezzo che serviva per quel pupazzo di neve. Infatti con Scar hanno sbloccato le aree dove c'era anche il rubino da raccogliere. Quindi secondo me sotto sotto quel pupazzo di neve è stato un bug. Cioè, in senso che sarà magari aggiunto successivamente come modello a tema Natale. Quindi ci potrebbe stare una futura patch a tema Natale. E abbiamo ufficialmente fatto... Quanti ne abbiamo fatto di cosi? 8, 10? 11, perfetto. Andiamo così. Intanto facciamo questo. Apri. Oh, grande. 8000 di questi cosi, perfetto. Comunque, oggi avevo portato Overwatch 2, giusto per fare qualche partita. Oh, guardate come lo sto sistemando. Io non vedo lo... secondo me con o con Mago Merlino o con altri personaggi sblocchiamo queste aree. L'unica cosa che non ho ancora finito la missione di Scar per renderlo, per sbloccare le sue missioni. Perché se voi vedete le sue missioni, buonanotte, non mi ricordo più i tasti, raga. Ah, ecco. Missioni Scar, praticamente è la sua prima missione di narrazione. Però se vado qui col collezionismo e vado su... buonanotte, che era? Amicizia? No. Cos'era? Dov'era? A collezione, vero? Personaggi. Vedete? Io con i personaggi ho sbloccato praticamente tutto. Tranne questo. Questo a Wall non l'ho sbloccato. Non ho capito perché. Non mi ha sbloccato lo zaino. Perché c'è una missione specifica da fare. Quindi io credo che si deve sbloccare con Eve. Sicuramente. Però Eve ancora non l'hanno messa. Come anche qua. Questi ho fatto già tutto. Vedete, ho fatto tutte le missioni. Scar devo voglio sbloccare tutto, perché voglio arrivare in amicizia. Vedete? Con l'amicizia mi sblocca i cose dei verdi. E lo voglio mettere proprio in questa zona a tema Halloween. Questo ho già sbloccato questo. Ho sbloccato questo.
ho sbloccato anche questo. Vedete, tutti i personaggi ormai li ho completati tutti. Sì, no, stavo guardando. Lei no, ad esempio. Lo specchio non l'ho sbloccato. Questo lo fa... No, no, l'ho sbloccato anche lo specchio, è vero, sì, sì. Sì. La statua io l'ho fatta pure, l'ho messa al cielo. Sì, praticamente ho fatto tutti tranne Scar. È l'unico personaggio che mi manca. Però, dettagli. Allora, no, è uscito, è disponibile. Infatti devo vedere quando fare la live. Se domani o... Sempre parlo di mattina però, parlo di mattina. Già vi avviso che sarà di mattina. Se faccio le live le farò di mattina sicuro. Dipende, mo domani al signore se viene pomeriggio o mattina a fare i servizi oggi a casa mia domani. Sì, perché ogni tanto viene la signora a fare le pulizie, a fare le cose, quello che deve fare, deve pulire il bimbi. Abbiamo ospiti a dicembre, quindi a dicembre avrò un bel po' da fare. Sono sincero, avrò un bel po' da fare. E quindi... Sì, già abbiamo prenotazioni, quindi probabilmente se mi riassento come succede spesso, è normale, è normale. Voi lo sapete, sia con le live, sia... i video che faccio sono per passatempo, per divertimento, per distrarmi, per fare cose. Senza che ti arrabbi. Così si arrabbi, girano i coglions. E che boh. Allora, oh, finalmente sono arrivati. Sono usciti e possiamo raccogliere. Pum, pum. Ah, figurati. Potevo anche non fare 10. Vabbè, è andato. Ragazzi. Oh, guarda quanta roba. Prendi. Ok, ora siamo lì a disposizione. Ora possiamo fare quello che dobbiamo fare. E possiamo farci un piccolo giretto di servizi. Perché il mio obiettivo principale me lo sono tolto praticamente. Andiamo qui e creiamo. Che cos'è? Ma ok, 10, 10, 10. Perché tutto 10? Sta cosa mi mancava. Comunque, ah, tutte e due. Sì, giustamente. Però noi ci serve questo. Crea. Vamos. Oh, grande. A posto. Dobbiamo creare qualcos'altro. Non mi interessa. Ottimo, perfetto. Ora facciamo così. Quello che mi serve è questo. Ah, infatti ce l'avevo lo specchio, eccolo qua. Allora, prima andiamo a mettere questo. E questo lo mettiamo qua perché avevo messo già delle, vedete, dei focolai. Uno là, vedete? Poi ne avevo messo un altro da qualche parte. Sì, perché io li voglio mettere qua come tipo cose tribali, capi? Però... Io ne avevo due di sti cosi. Infatti uno lo metterei ora qui. Aspetta, ma non dirmi che... Aspettate. L'ho messo qui sto coso. No. No, infatti non lo vedo. Vabbè. Cosa mi stai dicendo? Aspetta. Ah, ci sono molte supplenze ultimamente da te. Ah, figurati. Vabbè, se avrai tempo, ben venga, non ti preoccupare. E... che stavamo facendo? La cosa più importante. La cosa più importante. Ah, giusto. Dove sta? Guardate quanta roba ho. Io non la sto toccando perché non vedo l'ora di... Poi di usarla. Oh, eccolo qui. Giusto, devo ruotarla. Raga, che vi avevo detto io? La mettiamo così all'ingresso. Sì. Però è girata male, al contrario. No, non è al contrario.
Beh, teoricamente deve essere così all'interno. Questo lo sposto un po' più per... Eccolo qui. Raga, l'area a tema Halloween completata. Ecco qua. Che poi io ripeto, questo sarà... E comunque questo... Oddio, com'è brutto. Eh sì, perché giustamente ti fa la bug proprio, brutto bug. Vabbè. Allora. Vedete, questa è un'area proprio a tema. Tu entri proprio qui e fai quello che devi fare. Cioè, è tutta zona Halloween. Mamma mia, quanta roba. Va bene, poi. E mi sono tolto un pensiero. Ora. Allora, di mattina dipende. Solitamente cerco di fare... Oggi ne ho fatto per esempio due live che corrispondevano più o meno a... Che cacchio di ore erano? Le 10:11, 11:12. Cioè, in senso, perché avevo fatto una live di poco di pochi minuti, insomma, di un'ora a testa, quindi sì. Presente, sì. Allora, le altre cose non le ho mai costruite. No, non mi interessano questi. Ah, livello 10 perché si devono... Ah, perché... Non l'ho capito. Non lo capisco perché livello 10. Vedete, qua ci sono i tre pupazzi, vedete? C'era un quarto che era proprio di Zio Paperone, perché aveva il cappello da Zio Paperone, con l'occhialino qui, con gli occhialini. Era Zio Paperone, però aveva a posto dei puntini qua, aveva uno smeraldo, che poi... Smeraldo, era praticamente un rubino... E per farlo serviva il rubino. E io il rubino non ce l'avevo. E stavo imprecando perché non lo potevo fare. Quindi io credo per via del fatto che hanno sbagliato dell'aggiornamento. Però ho fatto un sacco di cose. Le recensioni... Ah, le posso fare le recensioni. Zitto, questo... questo è da fare assolutamente. Queste recensioni io le adoro. Poi le userò molto più in là, perché mi servono per le case in salotto, lì nel bosco. Decisamente. Sì, perché anche questo è un po' è un'area dove io voglio mettere un'altra casa. Quindi a fianco a me ci dovrà stare almeno un'altra casa, raga. Comunque, oltre a questo, ma le scritte si leggono quando scrivete in chat, sì. La chat si legge quando scrivete, sì. Sono io che ogni tanto non noto perché ho messo le chat che scompaiono, quindi a volte non le vedo al volo. Bom, ecco qui. In realtà dovrei cambiare il mio personaggio. Sta con questo vestito che per carità è molto bello, è molto signorile, però. In realtà dovrei cambiarglielo. Ce l'ha da troppo tempo. Comunque spero che aggiornandolo mi danno la possibilità che, ecco, il nostro caro negoziante, lui, va anche nelle altre aree, perché questo vende materiali e minerali, quindi potrebbe avere dei luoghi in più. Se lo fanno, spero di sì, perché così se mi dico un'altra bancarella in altre aree, gliele metto subito vicino, sempre a Pippo, perché così faccio come un'area di mercato. Sì, io ho sempre sta fantasia di creare cose che corrispondono. Ecco perché vi ho fatto vedere anche quell'altro gioco di Monster Girls and da Mystery Adventures 2. Il gioco che ho portato, che ripeto, prima e ultima volta, però può essere che lo riporterò a caso, ma giusto per, ma credo che sarà molto difficile. Però qua, vedete, qua ad esempio tolgo tutti sti alberi e metterò una casa. Qui metterò ad angolo un'altra casa. Quindi qui in mezzo spacco con le cose in legno. Quindi qua potrebbe andare teoricamente una casa, seconda casa, terza casa, forse quarta. E qua 1, 2, 3, 4. Sì, 4 case anche qui. Quindi facendo una via di solo case. E uno direbbe, wow, ma che brutta cosa. Beh, no, perché... Scusate, attacco la tosse, brutto gola. Ho la gola irritata. Un attimo che mi bevo qualcosa. Un secondo.
Avevo la gola secca. Comunque. Poi, perché? Uno dice, è una cosa brutta. No, perché questa è tutta una zona area parco. Quindi, qui al massimo metterò solo una casa. Però, una casa che collega questa strada qui. Quindi, collegherebbe una casa qua. E forse un'altra qui, però in teoria... Anzi, no, neanche. Un'altra casa starebbe in realtà qui in mezzo. Quindi qua ci saranno massimo due. Poi, ripeto, cercherò di aggiustare le case più possibili. Qua, ad esempio, saranno tutte case. Vedi, vedete? 1, 2, 3, 4 e forse anche 5. Poi qua ci sarà una sesta. Qui in mezzo, però, se avrò un castello, lo metto qui in mezzo. Qui, proprio qua. Ora capite? Qua, ad esempio, è un'area aperta. Quindi cercherò di non esagerare quei percorsi. Anche qua metterò una casa. Cioè, vabbè, qua ci vanno due, tranquillamente. Qua ci può andare un'altra. Quindi, alla fin fine, le aree ci sono tante. Quella, ad esempio, è un parco, quindi difficile che... Buonanotte. Oh, che mi è venuto? Che cosa? Il mio insegnante se n'è andato, il prof d'inglese che mi stava antipatico. Non capisco come la mia classe lo adorasse. Beh, ti ha preso in antipatia, che ci vuoi fare? Non immagini quanti professori prendono in antipatia, prendevano in antipatia con gli alunni miei, compagni miei di classe. Oh, l'aria è un po' abbattuta, Paolo. No, aspetta. Ah, vabbè, se, vai a cagare. Vai via, vai. Appena ho letto una cosa che potevo anche evitare. Quindi, boh, non lo so, vediamo quante case dovrò mettere. Certamente qua ne metterei... Qua una... Forse sai che qua ci vanno due? Qua ci va una. E qua ce ne va sempre una. No, qua forse due. Quindi, teoricamente, di case ne ho tante. Si può gestire veramente tante. Ciao. Ho avuto una splendida idea su cosa potremmo fare. Ok, forchetta. Giusto, brava Aria. Credo anche che il suo nome comune sia Riccia Spiccia, giusto. Ok, serviamo. Cosa so? Una tromba, ma la ricordo. Vabbè. Che tristezza. Vabbè, ok. Meno male, tu stai camminando con gli... Vabbè, sì, giusto. Chissà se metteranno la figlia. La siretta 2, raga. Non lo so. Anzi, in realtà qua dovevo introdurre un sacco di personaggi, anche un po' troppi mancano, E infatti spero che l'aggiornano prima o poi. Intanto... Vado a vedere, giusto per curiosità, perché io so dove possono mettere l'aggiornamento e la porta, cioè lo so perché si è visto dal trailer, ora lo faccio vedere, di Toy Story. Vabbè, è uno dei prof che si doveva sfogare, doveva trovare uno a caso e poi dopo se lo seleziona a vita, insomma, ho capito, sì, è un classico. Sì, perché ci sono professori così, eh. Allora, vedete questa porta? Raga, qua metteranno Toy Story. Praticamente sarà sbloccabile, non vedo l'ora. O lo metteranno qua, uno dei due. Certamente metteranno un'area qui e un altro, secondo me, più avanti, anche di Re Leone. Per fare proprio una vera area di Re Leone. Perché così si può introdurre Simba. Perché l'hanno fatto vedere in qualche immagine che c'è Simba, c'è Nala, Timone e Bumba. Sì, hanno fatto vedere anche loro. Ragazzi, sono troppi personaggi interessanti. Nuovi. E mancano tanti. E tanti ne mancano.
La cosa positiva mia è che ho abbastanza... Ecco, 36.000. 36.000... 36.200 che è 1.000, perché ho detto 1.000. 36.200, sì, effettivamente, corretto. E tanta roba, tanta roba. Oh, oddio, ma io ho una cosa qui. Apri. Che cos'è? Una casa? No, anzi, due ne ho. Ok, già ce l'avevo. Sì, perché alcune sono ripetitive. Ah, ma sta per piovere. Cominciamo bene. Vabbè, Ale, è naturale. Se un professore ti gira, ti dà fastidio e che ti prende poi di mira a casa, è naturale che festeggi che te ne vai. E beh, il metodo di studio, che cosa faccio effettivamente? Perché un professore di inglese, ormai il professore, se non è almeno madrelingua, non li considero proprio professori di inglese. Non per cattiveria, mia mamma è canadese e io sono cresciuto con l'ottica di insegnamento con una madrelingua per l'appunto, quindi so fin troppo bene come si insegna l'inglese. Quindi soprattutto so i metodi. Ma quando si tratta di docenti italiani che vogliono fare l'inglese non mi sono mai piaciuti, ma non perché fanno schifo, c'è chi è bravo, però so perfettamente che... Oddio, Minni, che ce fa? Ma roba, che ansia, Minni, il jumpscare proprio, chi t'ha visto? Ma dove l'ansia? Ma va a tenere un colpo, non l'avevo poi vista, non l'ho poi calcolato, ho detto ma che è? Vi giuro, l'ansia mi è venuto, un attacco quasi. Ah, ok. Intanto prendo i fiori. Ah, non posso più prendere i fiori. Allora vado a prendere. Ciao, Voli. Vediamo un po'. Ok, vuoi che diventi... Era bellissimo. Era Belle nella biblioteca con una candeliere. No, credo voi. Ecco, e credo che sia più coerente. Ok. Ci ho provato. Spero di aver capito qualcosa. Allora. Madonna Ale, mamma mia, dormire in classe? No, per favore, no. Che cosa triste. Con tutto il bene, eh. Mamma mia. Vabbè, se è noioso, però, madonna. Dai, dormire pure. No, mamma mia. No, no. Vabbè, è il classico professore che parla, 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 prende il libro e parla, parla, parla. Perché non ti attira e non ti fa concentrare, è naturale. Non ti se non ti prende, sicuramente è per questo motivo. Sicuro, al 100%. Allora, mi servono... Vabbè, questo non mi serve più. Ormai è andata. Devo farmi altri di questi. Devo vedere se ce la faccio prima del 6 dicembre. Così posso magari fare altri pupazzi... Altri come si chiamano? Oh, spaventapasseri. Intanto sono quasi le 10. Sono quasi già i 50. Ah, giusto, abbiamo pure lui che gironzola. Non mi piace proprio lui. Ciao. Che cosa ho appena sentito? Un'ansia. Ho sentito Minnie all'improvviso. Ma Minnie mette ansia. Dai, parlo con te. C'è un vecchio indovinello che facevamo ai nuovi marinai sulla nostra nave. Vuoi sentirla? Sentiamo. Che indovinello di merda. Che indovinello di merda. Dai, sentiamo, dai. A spazzatura. L'ancora, una rete. Allora. Beh, allora, è un indovinello stupido, però in realtà potrebbe essere o l'ancora o una rete. La rete mi ha fregato.
Perché l'ancora effettivamente cosa si getta? Allora, io penso getta, quindi quando dice si getta, si getta l'ancora, capito? E poi si tira, capito? Si tira perché l'ancora. Beh, però l'ancora, beh, più che tirare e usare praticamente l'ancora si usa, almeno per i suoi tempi, perché si parla delle navi. Tra il 700, perché queste sono le navi del principesse, il principe Eric. Ecco, intanto Ariel scappa. Si usava una sottospecie di ruota che tu tiravi con 5 uomini che tiravano l'ancora. Ok, io vado con ancora, però se mi piglia per il culo e mi dice che la rete lo picchia. Ma vai a cagare, Andiamo. vai. Guarda, avrei preferito la rete che mi trollavi. Invece, vabbè, ma tu. Ma infatti, che razza indovinello, dai. Se c'è soltanto un pesce d'acqua dolce, tecnicamente, non poteva rispondere a questa domanda. A questo indovinello, ya. Arg. Quindi, no, è una tristezza. Allora, vediamo un po'. Intanto. Sì, perché pure io che mi metto pure a ascoltare queste domande. Queste cose. Mamma mia. Comunque hanno leggermente rimigliorato le texture. Perché stavo notando che hanno rimigliorato leggermente i riflessi e le texture. Oh, per sto gioco così? Sì, però intanto io vorrei essere sincero, ma io mi cambierei. Perché mi sono un po' stancato di avere. Vedete quanti abiti ho? Allora, no, forse questo. No, non voglio i vestiti che erano i completi. Ecco, erano i completi. Allora. Infatti, vedete, io avevo questo qui, avevo. Se no ci sta questa tuta che è questa qua. Questo è tipo subacqueo, un po' ok, se no prendo. Questo mi piace, quello alla Wall-E, mi piace molto. Ah, poi abbiamo questa qua tipo elegante, che poi si somigliano molto. No, in realtà cambiano. Questo qua è pure bello. Ah, avevo pure la versione questa qui. Ma quante tute avevo? Muta nera. Ah, sono mute. Ah, ecco. Giustamente. Ah, eccola qua. Smokey the Showman Scarlato. Questo è bello. Ah, è questo che sblocchi di Topolino. È vero, non è il. Ah, è vero. Ok, sì. E me trovo. Questo è pure bello. Sì, stavo guardando i vestiti, ragazzi. Comunque, no, stavo leggendo un attimo una cosa, scusatemi. Ok. O lo facciamo una tuta tipo scheletro, così ci trolliamo un po' e facciamo tema Halloween. Cioè, è bellino, però. Dovrei avere pure la maschera. Però hanno migliorato i riflessi e texture dei materiali, agghiacciante. Cioè, hanno migliorato le texture in un gioco così. Ah sì, perché giustamente pure la versione di coso, giustamente. Però questo sembra una cosa boh, un pigiama. È troppo elegante. Questo lo metterei in giorni speciali. Guarda, preferirei più questo. Però vuol dire che devo cambiare l'armamentario del cap. Madonna. È inguardabile. Allora, vediamo un po' qualcosa di più boh. Uai, vabbè. Oddio. Sì, sono cose che ho sbloccato, ok. Questo potrei fare se avessi un costume. Aspetta, aspetta. Eh sì, perché come abiti? Eh sì. Allora. No, questo no. Perché io tecnicamente. Sì, a parte che ce l'ho tipo borchiale. Sì, infatti ce l'ho questo tipo borchie. Infatti, quasi quasi me lo faccio con le borchie cattivo, sai? Cattivuccio. Solo che non va bene la maglietta sotto. Deve essere con una maglietta. Con una maglietta. No, assolutamente. No. Scusi.
sì, almeno è più decente. Andiamo con i pantaloni. Sì, la facciamo dark. Quasi quasi. Può andare anche meglio. L'unica cosa, le scarpe. Buonanotte, calzini. Buongiorno, le scarpe. Con le scarpe io avevo questi qua. Vabbè, questi possono andare bene effettivamente. O anche così. Vabbè, abbiamo cambiato un po' il suo look. Solo che non va bene la testa. No, la testa non va bene, ragazzi. Dai, la faccio mezza demone. Dai, la classica demone. Dei figli. Però allora a sto punto ci vogliono le ali. Ragazzi, che famo. Ecco. E mo abbiamo pure la versione alata di lei. Vedete che mi manca quello là di Wall-E. Quindi si deve sbloccare. Peccato. Intanto credo che ho messo tutto. Ah no, i guanti no, non li ho messi. Sì. Perché non mi dai la possibilità? Ecco qua, con le unghie nere, perché se no non ci stanno. Ah, e gli orecchini? Ah, che cacchio è? Orologio da... Ah, ok. Va bene, che me ne faccio? Occhiali? No, assolutamente no, raga, ma che è inguardabile. Fatemi pre... Ah, ecco gli orecchini. Vabbè, non ne ha che a tantissimo, ne vede solo uno al lato, quindi a posto. Vabbè, ragazzi, l'abbiamo fatta. L'unica cosa che forse è solo quella. Ok, ragazzi. Ah, no, 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 non abbiamo finito, non abbiamo finito. Non abbiamo finito. E qui? Ce lo sono scordati. Orrore, orribile, meglio questo. Wow, è meglio questo. Ok, lasciamo questo. Ok, ragazzi. E ci siamo fatti un riaggiornamento al personaggio. Che ovviamente mi dava un fastidio che era... Ecco qui, infatti. Ora facciamo così. Aspetta, com'era? Madonna, donna, avevo fatto così bene prima. Ah, ecco. Bene, solo giusto perché siamo persone brave, vado a fare una foto per fare un saluto, così stacchiamo la live a tema. Oddio! Veramente! Aspetta, aspetta. È bellissimo che si prepara. Aspetta. Ecco, più figo così. Eccolo, decisamente. Salva e basta. Sì, la salvo. Ovvio. No, no, era bellissimo. No, ma non ho fatto la foto a Scar, è vero. Fra tutte le foto, tutti i luoghi. Metti un'ansia, te? No, comunque non vedo l'ora di Woody e di... E di Buzz Lightyear. Anzi, spero di sentire le voci originali dei doppiatori. Perché qua li hanno introdotti, li hanno chiamati per fare voci. Quindi... Questo villaggio è bellissimo. Beh, più o meno. È pieno di ossa. È pieno di ossa, signori. Ok, eccolo qua. Questo giusto perché siamo a tema. Ecco qua. Che poi non lo puoi fare in nessun altro modo. Ok. Eccolo qua. Ok, però lo sguardo. Eccolo qua. Perfetto. No. Meglio così. Ok. Bene, ragazzi. Qui del 38 con una bella foto. Tiè. Perfetto. E la salviamo così. Bene, la stacchiamo qua. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Spero che la live è piaciuta. E parentesi, devo salvare già il nome della live perché succede che poi avrò problemi. Soprattutto che
Devo ricordare come si scrive tutto il nome, non me ne tiene, quindi ecco fatto, salvia. Ripeto, io qua vi saluto, le prossime live non so quando ci saranno, quando lo farò, però cercherò di portare... Ah, proprio stasera, che è martedì, probabilmente live con i fratelli Ciclopi. Non vi dico cosa porterò, però, ok? Detto questo, io vi saluto, qui del 38, alla prossima live, passo e chiudo. Bella ragazzi.